mangerai, non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piange, non lo sai, l'altro mare ti farà la solitudine. Trent'anni di carriera, una voce inconfondibile, una delle cantanti italiane più amate, un tour che ha toccato città in tutto il mondo. Laura Pausini è arrivata a Castelfranco Veneto, ospite delle radio Bella e Monella e Birichina. Pochissimi fortunati che sono riusciti ad accedere tramite la radio o il fan club negli studi di registrazione e hanno potuto scattare qualche foto con lei, in centinaia fuori ad aspettarla, arrivati da tutta Italia anche con storie molto particolari. Partiti alle 7 del mattino perché vogliamo abbracciarla, anche solo vederla. No, diciamo le cose come stanno, siamo innamorate pers. Io devo fare la foto con lei, assolutamente. Ho avuto un incidente all'età di 20 anni con conseguente coma e mi sono svegliata dopo 20 giorni con il disco di Laura. La mia canzone preferita ce l'ho tatuata e spero di avere il suo autografo qui. Cosa provate quando sentite le canzoni di Laura? Gioia, amore e pazzia. Io credo che Laura sia unica in Italia e dovremmo tenercela stretta, essere fieri di lei. Sono molto agitata, anche perché abbiamo già fatto la foto insieme, però volevo l'autografo. Provo una forte emozione quando la ascolto, perché è una delle poche cantanti italiane che riesce a emozionare. Mi piace moltissimo, mi emoziona. E dopo la diretta nelle radio, Laura Pausini è uscita per dare l'ultimo saluto a tutti i fan.